Allora, partendo dal presupposto che non so minimamente come strutturare questo video, ieri apro YouTube e mi ritrovo un video di Torquato Testa, Toto, che conosco, è un mio amico, a bordo della sua Hyundai, che fa tutta una serie di cose, racconta una serie di cosucce e qua e là nel corso del video fa dei riferimenti che sono palesemente rivolti a me, in senso negativo per quanto mi riguarda. Insomma, praticamente me ne ha tirati dietro di ogni. C'è gente che su YouTube fa un video ogni volta che cambia una vita della macchina. Ma allora voi state lì a comprare l'Audi, Mercedes, BMW? Raga, ma svegliatevi, figa! Vedete, meno soldi, avete una macchina molto più bella e divertente. Nulla a che vedere con Audi RS3 con scarico RS. Ora, non sono solito a fare questo genere di video, ma questa cosa mi ha dato molto fastidio, perché ho sempre reputato finora Toto un amico. Ci conosciamo di persona, abbiamo registrato qualche video insieme, lo avrete visto sul mio canale. Abbiamo registrato dei video per il suo di canale e poi ci siamo visti in una miriade di altre occasioni di persona, anche banalmente a cena insieme ad altri youtuber in diverse situazioni. Tra di noi c'è sempre stato un rapporto abbastanza di rispetto, finché non mi sono ritrovato di punto in bianco sto video che appunto mi vede praticamente protagonista, che mi ha fatto veramente girare le palle. E visto che sinceramente non è che io abbia molta voglia di stare a fare un video chiuso in casa a parlare da solo, ma avrei voglia di avere un confronto diretto con lui, sperando di trovarlo vado a casa sua. Vi avviso, raga, che non è che voglio creare flame. Non andate a insultarlo nei commenti o a scrivergli cose brutte. Voglio sinceramente capire questa situazione e chiarirla con lui, perché io l'ho sempre considerato un rapporto di amicizia nostro. 2 hours later. Boh, raga, sono arrivato. Ciao Toto, sono Edo Iannone. Puoi scendere un attimo, per favore? Ciao Toto. Tu bene? Bene, come vai a queste parti? Cioè? Ho visto il tuo video della macchina dove ti sei messo a distare mezza YouTube Italia. Oh, per ridere. Vabbè, però potevi anche farlo in modo diverso. Andiamo a fare due chiacchiere se hai tempo, dai. È un problema se registro? Sto facendo un video. No. Oggettivamente, Toto, guarda sta macchina. Io la tua con le tue modifichine lì che mi prendevi per il culo, che ho fatto anch'io, non l'ho ancora vista. Sì, no, vabbè, è che tu hai messo il carbonio. Ma c'ha 200 cavalli in più, menti, bro. Sì, vabbè, ma dai, ma... Andiamo a vedere la tua, poi ti dico io cosa cambia. Quanto hai pagato? Sì, beh, sono già 800 euro. Non è che abbiamo tutti il papà che ti paga il carbonio, eh. Mi è sembrata una presa per il culo così fatta giusto per... Vabbè, io non l'ho fatto con cattiveria, cioè prendete sempre le stesse macchine, raga, cioè... Ne vedi tutte ste righe che ci sono qua su? Perché sei un pirla, hai lavato sta macchina con la spazzola, sì, facendoci pure un video su YouTube. Sì, ma raga, voi fate le seghe mentali su ste auto. Vabbè, cioè, andiamo a lavare la macchina che ti spiego come sia per davvero, dai. Ma non so cosa gli si è preso, raga. Cioè, un'altra persona, ve lo giuro. Non so neanche se vedrete mai questo video, perché Toto, vieni qua, guarda. Usiamo questa per bene qua sopra. Va bene. Sempre fatto così. Ma ragazzi, ma secondo voi, io e Toto che ci vogliamo così bene, potremo mai litigare così? Ma raga, ma dai, non l'avrei mai fatto quella dissata se non l'avessi conosciuto. Sì, no? Vedi, cioè, anch'io non sarei mai venuto da te così incazzoso. Bro, adesso parliamo, andiamo a fare due giri. Se ci siete cascati, fatemelo sapere con un commento. Secondo me ci ho preso, ma molti di voi faranno finta di non esserci cascati. Non è che abbiamo tutti che ti paga il carbonio, Cioè, ridi perché non sa. No, ridi perché non sa neanche. No, non possiamo ridere. Adesso, scherzi a parte, laviamo la macchina che Toto davvero non sapeva lavare. E poi direi che andiamo a farci una scannatina con questi due bolidi. Inizio con la spazzola. No! Anche perché io sulla sua non ci sono ancora mai stato e quindi sono veramente curioso di sapere come va. Oh, ma poi mi ha mangiato un getto. Sentiamola sta macchina! È la prima volta che ci salgo. Ci sei mai salito? No! Ma zero! Zero, bro! Ti ricordi che ho fatto fare la reaction a tutti? A me no. A te non sono venuto? Perché mi odiavi. È vero! Perché sapevo già che doveva comprare la seta. Ho detto, ma esatto, quel c***o lì non c'è. Audi, ste Mercedes, e basta. No, no. Questa qua è anteriore e quanti cavalli ha? 280 originale. Adesso ne ha 310. Porco cane, lui ha fatto praticamente la rimozione dell'OPF stile downpipe. E con la sua macchina non è necessario mappare la centralina originale. Esatto, è per quello che non bisogna comprare l'Audi. Esatto. Ma no, che bello però. Oddio Toto! Ecco raga, dovete sapere una cosa. Ecco perché mi non hai tolto? Non avevo tolto ancora. C'era in sport, non l'avevo completamente tolto. Dovete sapere raga che Toto correva con i kart. Madonna mia, Toto. Senti che va via un po' dietro.
È una macchina anteriore. A differenza di qualsiasi auto anteriore, è settata bene. Se cambia a tipo 4.000-4.500, tira di quelle fucilate. Facciamo un launch. Vai bro, sentiamolo. Allora, bisogna fare modalità N. Questo non lo fai, tu non lo sapevi. Era opzione prestazionale. Cioè, per fare un launch devi fare sta roba. Vabbè, oh, non è che sia male, Porca vacca. Come fa a guidarla? C'è un po' di odore di gomma. Quanti giri posso cambiare? Quanti vuoi? Porca vacca. Si sente la differenza dei cavalli proprio nella coppia che ti dà. Dai, ti faccio provare la mia. Ti devo dire, la retrocamera, bro, cioè, la qualità Full HD. Vediamo la retrocamera dell'Audi, fondamentale. Toto, prego, guido io, poi dopo ti faccio salire. È impaziente. Allora, devo dire che vabbè, l'interno è adesso sentirò l'accelerazione del 4x4. Si sente tanto con la tua che non pattina. Questa è su un binario. Si è attaccata. Launch control, launch control. Problemi, attenzione, colpo di scena. Colpo di scena clamoroso. Ah, anche il tuo. Esatto. Ha fatto il figo. Guarda qua, non è la telecamera. Vabbè, sì. È un po' HD, ma dai, è molto buia. Era un bel launch. Allora, lascio provare, Toto. Allora, senti che bello il volante, mamma mia. Questo è il feeling di entrare su una vera macchina, Toto. Fissi in continuo. Allora, cambio è pronto. La stai rivalutando? Cazzo, che bella. Sulla faccia di Toto siamo passati dal sorriso all'espressione abbastanza seria del tipo what the fuck, bello. Bello. Zero, non si muove. Tanta roba. Quanto hai speso per i carboceramici? Troppo, bro. L'ho proprio rimosso dal cervello, non me lo voglio più ricordare. No. Il problema sarà quando bisogna cambiare i carboceramici. È lì, allora, macchina venduta. Via, via. Scanniamole. Ah, insieme? Beh, ovvio. Allora, bambolini. A questo punto c'è il confronto. Basta, ci sono partito dopo. 3, 2, 1. Quanta minghie, basta macchina, signori. Pazzesca, porca vacca, siamo forte. Sono partiti in ritardo. Caro Toto, dissing e scherzi a parte, è stata una bellissima esperienza e devo dire che è veramente una bella macchina. RS3 è una macchina della Madonna, non si può negare. Però sono sempre 85.000 euro di macchina. Sì, è una bella botta. Signori, io spero che questo vlog così goliardico con le nostre due macchine sia stato di vostro gradimento. E ci vediamo in un prossimo video. Bella raga.